bentornati da una nuova Tuttofare. Oggi facciamo i biscotti al burro. Per fare i biscotti ci serviranno 200 g di farina, 100 di zucchero, 100 di burro, un uovo, un pizzico di sale, lievito per dolci, mezzo cucchiaino di lievito per dolci e aroma di vaniglia e lo zucchero a velo per chi vuole, per fare la copertura. Esatto. Ok, adesso procediamo. Adesso andiamo a mettere nella ciotola grande lo zucchero e il burro. Aiutati col cucchiaio. Rebe, piano che schizzi dappertutto. Ok. Adesso dobbiamo mescolare. Si deve quasi sciogliere lo zucchero, amore, quindi devi mescolare un bel po'. Sembra pure di patate. Come l'impasto è venuto morbidissimo perché avevamo il burro quasi sciolto dal caldo, adesso rimane appiccicosa. Allora facciamo una spolveratina di farina e poi la mettiamo. No amore, abbiamo fatto questa, adesso deve andare in frigo a riposare. Questa adesso mamma gli mette la pellicola e la mettiamo in frigorifero a riposare. Poi quando la prendiamo mollala! Quella cos'è? L'essenza di vaniglia. In frigo per almeno 30 minuti. Abbiamo lasciato riposare la pasta e adesso è pronta. Ciao! Sono pronta per fare la pasta. C'è i biscotti, li faremo adesso. Allora, noi adesso faremo i biscotti al burro. L'impasto ha riposato, andremo a utilizzare queste formine a forma di foglia perché li vogliamo fare non tanto grandi e soprattutto con un
con uno schema un po' autunnale, quindi andremo a utilizzare queste formine. Mamma, io sono pronta per fare il parto. Subito amore, subito, mamma te lo dà immediatamente. Questo lo diamo a Matti. Falle bene però, devi schiacciare benissimo. Questo fatto. Lo diamo a te. Mamma, fatto! Bravissima! Adesso le andiamo a disporre, no, ferma! Le andiamo a disporre nella placca da forno. E poi, questi tagliapasta hanno l'espulsore, quindi noi lo schiacciamo e la facciamo scendere. Fatto. Bravissima! Tieni. Grazie. Ancora, tieni. Guarda se ce la fai, amore. Ti sei preso. Ma bisogna schiacciare mentre qui. No, devi schiacciare e basta. Dopodiché la toglie mamma da dentro. Fatto. Ho voluto fatto fare la piantina io. Guarda, mamma. Brava, fatto. Amore. Hai ragione, amore. Schiaccia anche una volta che l'hai messo dentro. Schiaccialo perché così gli fa anche il disegno. Ok. Andiamo a mettere la prima infornata in forno, 180 gradi per 10-12 minuti, non ventilato. Ecco la prima sfornata, adesso li assaggiamo così vediamo se sono buoni. Vai bebe. È questa. Matti, lo vuoi uno? Sì. Che buoni, sono venuti benissimo. Oltre ad essere carini per le forme, sono anche buoni. Assaggia, Matti. Sono qui. Non la farina, i biscotti. Io voglio questa. Assaggialo. Mamma, c'è sotto. Com'è? Buono. È buono? Pollice in su per i nostri biscottini. E vi farò vedere, poi vi metterò le foto della sfornata completa. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.